In A2 è prevedibile KO interno di una Sieco generosa e volitiva, ma senza i mezzi di un Bergamo corazzata che si è preso tutto, lasciando i poveri ortonesi nei guai in un turno che li rispedisce in zona retrocessione, visti i risultati tutti sfavorevoli delle altre pericolanti. Non solo, in arrivo un altro paio di giornate micidiali tra Reggio in trasferta e Santa Croce, ora capolista, in casa. Altro miracolo cercasi. Ferma la 3, in campo femminile in A2, rinviata la gara dell'Altino, in attesa dei play-out. In B maschile l'Alba, sempre più senza speranze, cede pure all'ultima della classe, il Bellaria. Perde anche un Paglieta che gioca benissimo solo il set mediano, ma cade a meta di Sorrento senza raccogliere punti, peggiorando ulteriormente la posizione in graduatoria. In B1 femminile solo applausi per una formidabile Teatina che sotto 0-2 contro le lucchesi del Capannori non soltanto rimonta, ma sbaraglia le toscane con punteggi pesantissimi, rimpiangendo semmai un potenziale 3-1, considerato l'ingiusto 23-25, svista arbitrale del secondo set. La classifica non rende merito alle neroverdi. In B2 perdono tutte le nostre. Pausa per la Danunziana in una giornata che fa registrare, dopo 12 vittorie in 12 gare, il primo KO della capolista, che tale rimane, Teramo, battuta 3-0 pur lottando in 2 su 3 frazioni dalla vice Corridonia, adesso a meno 2 ma con una gara in meno. Un peccato davvero. Perdono ancora la Cetes Montesilvano a Trani e una falcidiatissima Gada Pescara 3 a Bari, secondo copione. Abruzzesi nei pasticci ad alto rischio, sperando che arrivi, dopo la tempesta, la bonaccia.